Gentile pubblico, è Storia 2019, quindicesimo Festival Internazionale della Storia, vi dà il benvenuto nella tenda Erodoto. Il festival è ideato e organizzato dall'Associazione Culturale Storia, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dell'Associazione Italiana Editori, dell'Università degli Studi di Trieste, dell'Università degli Studi di Udine e della RAI Friuli Venezia Giulia. Grazie al sostegno delle amministrazioni pubbliche, di sponsor privati e degli amici di Estoria, cui vi invitiamo ad aderire. Il decoro floreale è a cura dell'Istituto Tecnico Agrario Giovanni Brignoli di Gradisca, che ringraziamo per la collaborazione. Sta per iniziare l'incontro intitolato La Grecia Classica. Conversano Luciano Canfora e Simonetta Fiori. L'incontro è sostenuto da Trieste, Arprot, Friuli, Venezia Giulia. L'appuntamento inoltre è trasmesso anche in streaming sul sito www.estoria.it e scrivendo un messaggio via WhatsApp o Telegram al numero 331 16 82 969 è possibile inviare alla social room di Estoria le domande per i relatori. Buona storia a tutti. Grazie, eccoci, buonasera. Buonasera, Luciano Canfora con una formula giornalistica non proprio brillante, non ha bisogno di presentazione, invece noi lo presentiamo, è un insigne storico del mondo antico, della cultura classica, capace di frequenti incursioni nell'evo contemporaneo e ha una strumentazione molto vasta, e questo ne fa anche, diciamo, è la specificità e l'eccezionalità della sua fisionomia intellettuale, ha una strumentazione vasta che gli consente oggi di trattare il tema storico attraverso i secoli, perché noi partiremo dal mondo classico per poi arrivare ai nostri giorni, anche perché il professore ha scelto un taglio, una prospettiva che è anche originale, cioè quello di vedere sul tema della famiglia l'utopia del dissolvimento dell'istituto familiare dentro il contesto più ampio della comunità sociale. Utopia che nasce, credo che sia stato uno dei primi, Platone, nel quinto libro della Repubblica, a teorizzare appunto un comune possesso dei beni, un comune possesso delle donne. Peraltro a questa utopia di Platone, sbeffeggiata da Aristofane, il professor Canfora ha dedicato il suo volume La crisi dell'utopia, pubblicato da La Terza. Allora, professore, partiamo da lì, dal quinto libro della Repubblica. Platone se ne uscì fuori con questa utopia, all'epoca immagino scandalosissima, perché poi la condizione femminile era piuttosto, diciamo, provata. Ecco, partiamo da lì. Cosa accadde? Sì, dunque, intanto parliamo di un personaggio di famiglia nobilissima, Platone, famiglia legata anche agli ambienti molto critici verso la città, il funzionamento della città, retta da una assemblea popolare teoricamente onnipotente, ma anche qui ci sarebbe da fare qualche distinzione, perché è vero che l'assemblea popolare aveva una forza decisionale indiscutibile, però è altrettanto vero che le grandi famiglie, visto che usiamo questo termine ed è bene recuperarlo, le grandi famiglie, le grandi stirpi, gli Alcmeonidi per esempio, di cui era Pericle un esponente, ma prima di lui Clistene, dopo di lui Alcibiade, contavano moltissimo, guidavano la democrazia ed erano spesso insofferenti verso il controllo popolare. Quindi c'era questa situazione curiosa di un equilibrio, alcune famiglie, alcuni gruppi si tiravano fuori, no? Per esempio lo zio di Platone, passato alla storia come un personaggio negativo, Crizia si chiamava, era uno scolaro di Socrate anche lui, ed è colui che ha guidato l'esperienza di governo dei cosiddetti 30,
tiranni, parola abbastanza logora, ma che vuol dire insomma un governo dispotico, un governo molto oligarchico, restrittivo, che restringe il numero dei cittadini. Platone viene da quel mondo lì ed è al tempo stesso, diciamo, ritenuto non a torto colui che ha lanciato nel pensiero filosofico mondiale la prospettiva comunistica, la comunità, la comunione non soltanto dei beni ma addirittura dei rapporti affettivi, la dissoluzione dell'istituto familiare e una dominanza sulla società di una elite reclutata non sulla base del censo o della capacità guerriera ma del sapere filosofico, quindi i filosofi al potere, che non è un'idea sbagliatissima, potrebbe avere anche dei buoni esiti, non si sa mai, insomma, date le tante esperienze che facciamo anche questa potrebbe essere messa alla prova. E quindi si coniugano in lui una critica radicale del meccanismo cittadino e una prospettiva molto aristocratica. Come mai questa, come vanno insieme queste due cose? Ma credo che sia giusto dire, anche se non è sempre gradita come diagnosi, che la democrazia ateniese è in realtà un regime ristretto, condizione per essere cittadino di pieno diritto significa essere ateniese di padre e di madre, no? La legge la introdusse proprio Pericle, fra l'altro, maschio, di età adulta e di capacità militari, quindi c'è questa identificazione cittadino-guerriero. Per giunta la città vive, può prosperare anche le persone meno abbienti perché c'è l'impero e quindi gli alleati, che sono di fatto dei sudditi, versano un tributo che consente, diciamo così, uno stato sociale che funziona. Allora gli oligarchi criticano questa visione restrittiva della società e additano anche, alcuni di loro, la radicale esclusione da tutto, dalla vita pubblica in ogni sua manifestazione, del gruppo, chiamiamolo sociale, delle donne. Quindi la democrazia ateniese è molto escludente, esclude anche metà, diciamo, del genere umano, cioè l'universo femminile. Curiosa situazione, Sparta, che è l'antagonista tradizionale, che si considera capofila delle oligarchie, a torto a ragione, ha invece una gestione diversa. Per il prestigio sociale delle donne a Sparta è molto elevato, non fanno parte di organismi decisionali certamente, però contano molto, questo anche nella tradizione letteraria è ampiamente documentato. Nella scuola filosofica di Platone in particolare c'è una presenza femminile, cosa paradossale potremmo dire rispetto a una consuetudine di esclusione assoluta, tranne che per donne considerate libere di costumi, per lo più non ateniesi di nascita. Paradosso dei paradossi, il grande Pericle, che certamente è stato un politico consumatissimo, bravissimo, abile, capace di dominare l'assemblea popolare, di guidarla, abbandona la sua moglie ateniese e si unisce ad una donna di Mileto, Aspasia, etera, quindi ha costumi completamente liberi rispetto alla castigatezza ombratile della donna ateniese, che è una non persona. Da questa donna ha un figlio che si chiama anche lui Pericle, Pericle il giovane detto, e per ottenere che quest'uomo, questo ragazzo, abbia la cittadinanza ateniese, pur non essendo figlio di una donna ateniese, lui implora l'assemblea, implora
l'istituzione, in quel caso un tribunale, che deve concedere, ed è lui che ha emanato la legge restrittiva della cittadinanza ai puri ateniesi. Insomma, personaggio contraddittorio. Platone lancia questa idea e ora noi sappiamo, non voglio farla lunga, ma è bene ricordarlo, che un'idea è stata interpretata anche in modo molto ostile, no? Il comunismo platonico, Marx per esempio in una pagina, in una nota del Capitale, del suo grande libro, no? Das Kapital, per incidence ne parla e dice: ma la Repubblica di Platone, con quella sua struttura piramidale, è il sistema delle caste egiziane trapiantato ad Atene, quindi non ha nulla a che fare col comunismo. Un'altra critica molto più vicina nel tempo, Platone l'ha subita dal suo più intelligente e più capace allievo, cioè Aristotele. Aristotele non era un ateniese, era un macedone, era figlio del medico personale di Filippo di Macedonia e maestro per un po' di tempo di Alessandro Magno. Insomma, era radicato nella grande monarchia macedone che diventerà poi alla fine del IV secolo egemone su tutta la Grecia. Aristotele è stato 20 anni scolaro di Platone, ha avuto l'amarezza di non succedere a lui a capo della scuola, per cui per protesta se ne va e fonda un'altra scuola, il liceo, quando gli è consentito di tornare in Atene dopo varie vicende politiche. In questa sua attività didattica lui fa dei corsi, per esempio di politica, per esempio di retorica, di scienze, uomo poliedrico, leonardesco potremmo dire. In queste lezioni di politica lui dedica un intero libro, il secondo libro, ad attaccare Platone su quel punto, sul comunismo dei beni e delle donne. Qual è l'argomento che lui porta, Aristotele? Aristotele vive alla fine del IV secolo, muore l'anno dopo Alessandro Magno, nel 322, è un argomento un po' modesto tutto sommato, perché lui dice: va bene, non ci sarà una famiglia e quindi i giovani, i fanciulli debbono essere considerati, questo chiede Platone, o meglio Socrate nel quinto libro, Platone dà sempre la parola a Socrate nei dialoghi, figli di tutti gli anziani, cioè riconosceranno come genitori, come padre, come madre, tutti coloro che sono anziani. Bene, dice Aristotele, con un argomento un pochino restrittivo, e allora il pericolo di incesto sarebbe a portata di mano, perché il genitore vero, diciamo, non più riconoscibile, in quanto da subito i fanciulli vengono allontanati dalla famiglia, educati tutti insieme, potrebbe incorrere in questo incontro imbarazzante. Argomento così, diciamo, di buon senso, ma che comunque non va alla radice della questione. Molto prima di Aristotele, però, questa trovata platonica che doveva aver fatto chiasso, fra l'altro Aristotele dice: Platone è l'unico che ha pensato una cosa del genere, l'unico, che è una notizia preziosa in certo senso, perché ci aiuta a capire che quando un comico perfido, diciamo estremamente pungente, cioè Aristofane, sferra una commedia, le donne all'assemblea popolare, contro l'utopia della comunione dei beni e delle donne, ce l'ha con Platone, chiaramente. Si può dimostrare che è il bersaglio, è lui. D'altra parte questi uomini sì, vivevano dentro una scuola, l'accademia, facevano lezione, dialogavano, però il loro pensiero circolava, fuorusciva. E Aristofane mette in scena una commedia, a mio avviso geniale, che si apre con un colpo di Stato. Colpo di Stato delle donne, le quali, come ho detto all'inizio, non sono cittadine pleno iure, sono delle non persone, non vanno all'assemblea, non decidono nulla, escono di casa solo quando ci sono delle processioni. In quelle occasioni può succedere anche qualcosa, la prima orazione di Lisia che noi abbiamo sulla uccisione di Eratostene, di un tale che si chiamava Eratostene, racconta una vicenda privata,
cioè un adulterio, diciamo, di una signora ateniese che era incappata, diciamo, in questa passione per un estraneo in occasione di una processione. Quindi la processione era stato l'unico momento in cui era uscita di casa, aveva visto questo tale, il quale viene ammazzato dal marito cosiddetto legittimo, che sorprende quest'uomo in casa, e viene, si difende dinanzi a un tribunale giustificando con argomenti che i giudici hanno accettato senza dubbio come buoni per aver fatto questo crimine, diciamo così, di uccidere una persona. Quindi nella realtà ateniese immaginare che le donne prendono il potere, vanno all'alba all'assemblea, quando ancora i buoni ateniesi non si sono recati lì perché si alzano un po' tardi, hanno messo delle barbe finte, quindi si sono camuffate più o meno da uomini. In realtà sulla scena poi doveva essere curioso perché non esistevano attrici, esistevano solo attori, quindi comunque le parti femminili le facevano degli uomini. In questo caso sono uomini che sono donne ma si travestono da uomini, ma insomma la finzione scenica aiutava un po', insomma, gli ateniesi si divertivano. E loro sono lì in maggioranza perché sono zelanti, sono tutte presenti. Ad Atene c'era un assenteismo all'assemblea popolare fortissimo, e la loro dirigente, leader, che si chiama Prassagora, lancia un programma, lo fa approvare, loro sono maggioranza quindi lo approvano, e da quel momento in avanti c'è la comunione di tutti i beni e dell'eros. E qui Aristofane colpisce nel punto debole la costruzione platonica, che è, se ben ci riflettiamo, maschiocentrica, cioè comunanza di tutte le donne vuol dire che la satrapia. E allora Aristofane la capovolge, per cui le donne hanno il diritto di avere eros con qualunque uomo, anzi c'è una graduatoria, prima le persone anziane, poi via via le giovani, e questo determina una situazione particolarmente, come dire, curiosa al termine della commedia. Però ecco, questo non è soltanto un dileggio verso il filosofo utopista che l'ha detta grossa e quindi davanti al pubblico lo mettiamo alla berlina. C'è un elemento secondo me notevole, e cioè Aristofane ha fatto di Prassagora, che è la leader, no, delle donne che hanno preso il potere, un'eroina, una persona eroica dalle idee lucide, che tratteggia un programma avveniristico di grande respiro, poi si scontra con la realtà. Per esempio una delle scene più note di questa commedia è: bisogna portare i propri beni all'ammasso tutti insieme, e qualcuno esita e dice ma vai prima tu, insomma, quindi, come dire, lo spirito di civismo collettivistico non nasce tanto, e alla fine però c'è il pasto comune, nel pasto comune sono tutti presenti e corrono a raggiungere la postazione necessaria. Quindi c'è ironia sul meccanismo, ma apprezzamento per il coraggio di una donna che è l'unico personaggio positivo di tutta la commedia. Allora l'esclusione femminile che Platone ha ritenuto di superare in quel modo, Aristofane l'ha messa a fuoco. Perché? Perché risente molto della critica aristocratica alla grettezza, alla chiusura della democrazia ateniese. Perciò donne all'assemblea popolare, il titolo in greco vuol dire esattamente questo, ed è già un pugno nello stomaco per l'ateniese medio, perché l'assemblea popolare è il regno degli uomini e basta. Quindi Aristofane supera Platone in questo, anche se poi la sua ironia nei confronti dei corpi femminili vecchi non ha un sguardo proprio di femminista, diciamo. Comunque è vero che mette... c'è forse anche l'intento di rifiutare un certo cliché. Quindi, come dire, io ho una grande simpatia per questo autore comico che tutti trattano come se fosse soltanto un buffone o poco più, e invece è un politico fine, è un politico che in alcuni casi si è anche compromesso politicamente, e per certi anni
parrebbe essere uscito di scena, no? Questa commedia è una delle ultime sue, no? Lui ha cominciato giovanissimo, a 20 anni, un ragazzo, un enfant prodige, e mandava un altro a fare da regista, lui scriveva il testo, poi ha fatto il regista intensamente per 20 anni, dal 426 al 405, poi dopo la guerra civile ateniese c'è un vuoto. Quindi cosa ha fatto nell'anno della guerra civile, dove è finito? Riemerge negli anni 90 e lì se la prende con Platone. È anche interessante che questa, che fu una grande contesa politica culturale fra Platone e Aristofane, riguardi la famiglia in qualche modo, no? Che cosa ci dice? Ha un significato che può servirci per capire anche il proseguo della storia? Sì, dunque, intanto Platone si è divertito a mettere Aristofane in un dialogo, nel simposio, no? E gli fa dire delle cose un po' stravaganti. Noi non sappiamo le date dei dialoghi platonici, praticamente non li sappiamo per nessun suo dialogo, ma può essere che Aristofane non fosse più in vita quando lui ha scritto e diffuso il simposio. Però lo fa apparire anche in un'altra occasione, nella Apologia di Socrate, perché Socrate, uomo complicato, di cui Platone si fa portavoce, non ci dimentichiamo che Aristofane ha attaccato Socrate in maniera durissima nel 423 con le Nuvole, in cui lo ha messo alla berlina, e quando Socrate viene messo sotto processo nel 399 con un'accusa assurda di ateismo, di corruzione della gioventù, però di fatto perché era amico di Crizia e di questi che avevano preso il potere durante l'oligarchia, Platone fa pronunciare, abbiamo questo testo che riflette forse quello che Socrate disse veramente, una frase: il mio primo accusatore fu Aristofane, con la commedia Nuvole. Quindi Aristofane per Platone è un problema. C'è una differenza tra i due singolarissima su tanti piani, uno dei quali è quello familiare, perché come ho detto prima, Platone appartiene all'elite più alta, all'aristocrazia più remota dell'Attica. E Aristofane chi era? Probabilmente era figlio di un contadino povero, potremmo dire. Lui ha una grande passione per i contadini, è l'unico ceto di cui parla sempre bene le sue commedie, li chiama saggissimi, saggissimi contadini, un debole. Perché dico questo? Perché nella prima commedia sua che noi abbiamo, gli Acarnesi, lui dice, scherzando, fa dire a un protagonista: ateniesi, non regalate l'isola di Egina, che è di fronte all'Attica, al nemico, agli spartani, perché così gli spartani vi rubano il vostro poeta, che è lui. E allora la domanda è: come mai non è nato ad Atene, è nato a Egina? No, il padre evidentemente aveva avuto un piccolo lotto di terra, essendo un ateniese povero, lo stato sociale ateniese provvedeva a questo, nelle località occupate, talvolta alleati, talvolta addirittura occupazione militare, piazzava i cosiddetti cleruchi, cioè detentori di un lotto di terra. E quindi lui deve essere stato lì da fanciullo e poi è tornato ad Atene, è andato a scuola, ha imparato in fretta la musica, la metrica, no? Per scrivere quelle commedie deve avere una grande competenza musicale. Ma il padre era un contadino povero, nella scala sociale potremmo dire agli antipodi rispetto all'aristocratico Platone. Anche questo funziona nei rapporti tra i due. Questo funziona sempre. Professore, posso chiedere, perché la parola che greca che restituisce il nucleo familiare è oikos. Oikos richiama l'idea dell'abitare, oikia, oikein, certo, più che il legame di sangue o di parentela. Infatti nell'oikos erano inclusi anche gli schiavi,
Certo. Questo che cosa ci dice della famiglia nel contesto della società greca? Sì, intanto stiamo parlando di una società povera, nel senso anche materiale. Gli edifici, una cosa curiosa, le carceri per esempio. Perché ad Atene di colui che evade dal carcere si dice che toikoriukos, quello che fa un buco nel muro, perché era piuttosto facile farlo, talmente l'edificio era inconsistente, arrangiato. Certo, alcune dimore erano un po' più lussuose, l'uomo più ricco di Atene era un tale che è morto in malo modo nella campagna in Sicilia contro Siracusa, si chiamava Nicia, aveva l'appalto delle miniere d'argento dell'Aurion e temeva sempre che la gente per la strada gli chiedesse qualche soldo, quindi andava per vie nascoste all'assemblea. Certo, i monumenti, il Partenone l'ha cominciato Cimone, l'ha proseguito Pericle, l'architetto, il direttore dei lavori era Fidia, grande artista, anche grande profittatore di quattrini, per cui ha avuto un processo. Però è una società povera, si mangia pochissimo la carne si mangia quando ci sono le feste, si ammazzano gli animali, e quindi anche il povero, che non ha una sua status sociale particolarmente dovizioso, mangia questo cibo non usuale. Di solito mangiano ottima dieta contro l'arteriosclerosi, peraltro, si difendono da questo malanno tipico delle società opulente, è vero. E però anche nella casa di un povero c'è almeno uno schiavo. Questo lo sappiamo sempre da quell'oratore Lisia che ho nominato poco fa. Lui era un siciliano, quindi non era un ateniese, non poteva fare il cittadino. Suo padre era molto ricco, si chiamava Cefalo, era anche un amico di Socrate, e fabbricante di armi, una grande casa al Pireo. Poi durante la guerra civile ha perso tutto, è stato perché Meteco e i 30 si sono avventati sui meteci, e allora ha fatto l'avvocato, cioè scriveva cause per altri, e abbiamo di lui una trentina di discorsi molto interessanti, alcuni politici, va bene, ma molto interessanti anche quelli che riguardano la vita comune, la vita normale, cause private, cause di eredità, contestazioni interfamiliari. E a un certo punto lui fa parlare, o meglio scrive per un cliente che poi avrà recitato questo discorso davanti ai giudici, e dice: beh, ad Atene non c'è nessuno così povero che non abbia almeno uno schiavo. Nel Pluto, che è una commedia, l'ultima in ordine di tempo di Aristofane, quella sappiamo l'anno esatto, il 388, quindi parecchio avanti nel IV secolo, la commedia si chiama così perché la ricchezza. Atene ha perso l'impero quando ha perso la guerra, e quindi la questione sociale è diventata bruciante, la lotta tra ricchi e poveri diventa quotidiana, e Aristofane ha questa idea di mettere in scena l'iniquità di questa divinità no? Il Plutos è il dio della ricchezza, che è cieco e quindi va nelle tasche di alcuni e non di altri, non vede. Il protagonista cerca con una serie di episodi più o meno divertenti di snebbiarlo, cioè di ottenere giustizia, ed è seguito da uno schiavo. Lui è l'emblema dell'uomo povero, il protagonista del Pluto, e dice allo schiavo: tu sei il più fedele tra i miei schiavi, meno due, forse più di due. Questo ci aiuta a capire che avere uno schiavo era proprio il minimo dello status symbol dell'ateniese. Poi c'erano quelli che ne avevano infinità, naturalmente. Questo cosa ci aiuta a capire? Che in una società schiavistica la base sottostante, che non si vede, perché lo schiavo come la donna è una non persona,
è il vero fondamento della ricchezza. Abbiamo dei numeri anche più o meno contestati, delle cifre. Non, l'unico censimento fatto ad Atene di cui abbiamo notizia fu fatto alla fine del IV secolo, nel 316 probabilmente, quindi poco dopo la morte di Aristotele, e le cifre che abbiamo sono sconcertanti, ma io ho sempre pensato che siano veridiche. Molti studiosi non la pensano così. 20.000 cittadini di pieno diritto, e 20.000 però rinvia un nucleo familiare, quindi c'è una moglie, c'è magari dei figli minori, quindi il numero 20.000 va moltiplicato grosso modo per 3. 10.000 stranieri, meteci vuol dire uno che abita in Atene ma non è cittadino, che spesso fanno mestieri importantissimi nei commerci, possono anche diventare molto ricchi come il padre di Lisia, e 400.000 schiavi, cioè una cifra spaventosa. Alcuni studiosi, si è discusso tante volte di questo, mi hanno obiettato, e chi gli dava da mangiare? Tenere in vita 400.000 persone? Ma la risposta purtroppo è dolorosa, cioè non era la priorità. Muore uno schiavo, ce n'è un altro. Fra l'altro gli schiavi sono di solito prigionieri di guerra oppure comprati al mercato degli schiavi, che è una delle ragioni per cui queste società antiche sono sempre in guerra, perché lo strumento per avere schiavi è la guerra, tutto sommato. E la pace è un concetto a tempo, un concetto intermittente, no? La parola che in greco significa pace significa anche guerra, tregua, cioè la pace non dura sine die, si programma che deve durare tot anni e magari ben prima si interrompe, perché la guerra è il veicolo della ricchezza principale, la manodopera. Senta professore, prima di riprendere il discorso sull'utopia che attraversa poi secoli e ci porta avanti, facciamo una breve parentesi sulla condizione della donna nella società romana. Lei ha detto appunto nella società greca è una non persona, quindi c'è un'inferiorizzazione. No, greca, ateniese, perché già Sparta è un po' diverso. Certo, la società ateniese. Peraltro lei prima parlava di alcuni del delitto d'onore, no? A me viene da pensare, sì, che ci sono delle cose che sono rimaste, la punibilità dell'adulterio femminile e la liceità dell'adulterio maschile, che naturalmente era riconosciuto, anzi direi diciamo accentuato anche dalla presenza della schiavitù in casa, certo, perché no? Quindi era un diritto, schiave, sì, del padrone. Era un diritto del padrone. Noi ci siamo liberati di questa in Italia nel 1969, che visto in prospettiva è come dire ieri, perché noi fino al 69 abbiamo avuto la punibilità dell'adulterio femminile e non di quello maschile. Poi grazie a Dio la Corte Costituzionale è intervenuta, ma a Roma la situazione della donna un pochino migliora, un pochino, nel molto senso... diversa e molto simile, è stato detto tante volte, alla situazione spartana, nel senso che il prestigio sociale delle matrone, cioè delle donne che appartengono a famiglie che contano, è altissimo. Sono anche lo strumento di alleanze politiche, no? La figlia di Cesare sposa Pompeo, ma non perché si fosse invaghito di quest'uomo peraltro sgradevole, ma perché è un'alleanza politica tra i due di cui lei è il sigillo, in certo senso. Poi ci sono altre donne celebri la cui presenza politica è visibile e documentata nel mondo romano. Le matrone hanno una dote importante, e se in certi momenti il potere politico vuole metterci sulle mani, reagiscono. C'è un episodio famoso nell'anno 43 avanti Cristo, l'anno terribile della Repubblica Romana, nasce il secondo triumvirato che comincia a massacrare i nemici politici con le proscrizioni, si deve preparare alla guerra contro i cesaricidi, Bruto e Cassio, che sono andati in Oriente, stanno
reclutando truppe, legioni, poi ci sarà la battaglia, anzi la guerra di Filippi, in cui vincono i triumviri e perdono i cesariciti. Per la guerra hanno bisogno di quattrini, potremmo dire tassano le matrone, le quali scendono in piazza e impediscono questo, quindi hanno una forza politica esplicita che viene anche riconosciuta. Insomma, il mondo romano, che è sostanzialmente una repubblica aristocratica, anche se molti studiosi tendono a parlare di democrazia ad Atene, a Roma, ma non ha senso, è una repubblica aristocratica in cui c'è un contropotere, quello diciamo dei comizi, i tribuni della plebe, che sono dei magistrati in antitesi ai magistrati regolari, anche se poi le carriere si intrecciano, però il sistema elettorale è tale da consentire comunque la prevalenza dei ceti ricchi, cavalieri, senatori, e soprattutto l'organo più importante è il Senato, che è un organo di cooptazione, no? Attraverso il cursus honorum, chi ha fatto il questore può entrare in Senato. Ecco, in questa repubblica aristocratica, come il caso spartano, la forza delle donne all'interno della struttura familiare è molto rilevante, forse anche perché, lo possiamo immaginare per quel poco che sappiamo, su Roma ha influito molto il modello, per esempio, di alcune città della Magna Grecia. Taranto era una colonia spartana, quindi aveva portato un pezzo, diciamo, di mentalità spartana nell'Italia meridionale, con cui Roma è entrata in contatto e anche in guerra. L'Etruria, gli Etruschi, di cui abbiamo tantissima documentazione visibile, ma molto più difficile invece quella scritta, e quel che riusciamo a capire è una società, non dico matriarcale, ma in cui le donne hanno un peso notevolissimo, una presenza notevolissima. Quindi Roma è un intreccio di questi elementi culturali di varia provenienza, mentre gli ateniesi si vantavano, un po' scioccamente il caso di dire, di essere autoctoni. Proprio la purezza della razza, che è uno dei concetti più balordi che si possano concepire, loro se ne vantavano, però venivano anche presi in giro. Per questo Aristofane si diverte molto su questa autoctonia, no? Che è un pseudo concetto. Come fa uno a essere nato per partenogenesi da solo? Evidentemente no. Quindi aveva ragione l'imperatore Claudio, uomo saggio, che quando suggerì in Senato: apriamo le porte del Senato anche ai notabili della Gallia Comata, del nord della Gallia, non facciamo l'errore che hanno fatto gli ateniesi, che avevano un'idea così ristretta della cittadinanza che alla fine decaddero anche demograficamente. Noi romani abbiamo cominciato imbarcando tutti. Romolo ha imbarcato delinquenti, profughi da altre città. Quindi una città potente come Roma è una città nata dai profughi. E forse anche abbiamo molto da imparare da questa... Ma non li chiamavano migranti, li chiamavano profughi. Però profughi. Il concetto è simile. Stavamo parlando dell'utopia, questa utopia del dissolvimento dell'istituto familiare nel contesto è un'utopia che ha attraversato i secoli. Lei l'altro giorno ha scritto, certo, un intervento su Corriere della Sera e ci ha raccontato dell'utopia del francese Charles Fourier, certo, ha ripreso questo, è stato ripreso anche da Marx nel Manifesto, da Tommaso Campanella ben prima, filosofo che era anche monaco, quindi è più interessante. E poi arriviamo a Marx, lei ci ha spiegato che c'era anche qualche contraddizione in questa teoria. Poi ecco, mi interessa soffermarmi su questo e poi le voglio fare una domanda sul perché poi queste utopie sono destinate, perché poi anche nel Novecento, anche nell'urso comunista c'erano delle così idealità sovversive sulla famiglia. Paul Ginsburg un paio d'anni fa ha pubblicato questo libro, La storia della famiglia, nella prima metà del Novecento, e lui sostanzialmente dice questo, dice due cose:
che l'utopia si ferma sempre sulla soglia di casa, sia perché fa l'esempio dei tre regimi totalitari. Adesso poi non voglio aprire la nozione di totalitarismo, ma lui dice sia nel fascismo italiano, sia nella Russia sovietica, sia nella Germania nazista, diciamo i totalitarismi trovarono poi una resistenza nelle reti solidali di fraternità, di resistenza che si creano all'interno delle famiglie. Quindi la famiglia è comunque una zona di resistenza rispetto anche a un progetto riformatore radicale. E questa è una prima considerazione che magari si presta una discussione. Una seconda questione invece è più di carattere personale. Che questi poi grandi utopisti, prendiamo Marx che teorizzava grandi cose, poi nei comportamenti privati era, diciamo, cadeva poi nei vizi del peggior borghese, perché è stato un uomo infedele, è stato un uomo che insomma diciamo estroverso. Ecco, estroverso, dice il professore, mi sembra un aggettivo molto espressivo. Quindi ecco, mi interessa la sua opinione su questo, ma forse ha da dire qualcosa. Lei voleva... Dunque, sul primo punto ammiro molto Ginsburg, uomo fine, profondo conoscitore della nostra storia italiana, fra l'altro. Però non sono tanto d'accordo su questo, tanto perché non esistono categorie generali, esistono storie dei singoli paesi. E immaginiamo la Russia zarista, che ha un'elite europeissima scafata, che va in Germania a fare le terme, che scrive e parla francese e poi inglese, no? Basta scorrere Tolstoi, in Guerra e Pace l'aristocrazia parla francese, in Anna Karenina parla inglese, no? Quindi proprio apertissima. E invece poi la base sociale maggioritaria, i Mujik, la profonda Russia della comunità contadina, è molto più conservatrice, arcaica, eccetera eccetera. Quindi già un paese non si può considerarlo nel suo insieme. Il bolscevismo nel suo affermarsi fu oltranzista su questo terreno, per esempio instaurò una pratica, una legislazione sul divorzio velocissima, per cui due persone non vanno d'accordo, benissimo, c'è un'entità più o meno giudiziaria che prende atto di questo, il matrimonio è sciolto. Quindi infrange catene ataviche. Al contrario, il fascismo italiano ha puntato molto sul tradizionalismo, no? Mussolini parlava spesso del ruralità, i rurali d'Italia, no? La ruralità comportava anche una visione molto tradizionale della famiglia, incrementare le nascite con strumenti incentivanti anche economici, al tempo stesso tira fuori con l'organizzazione di massa la donna dalla casa e la porta alle manifestazioni pubbliche per lo più ginniche. Il nazismo tedesco in questo è anch'esso molto specifico della tradizione tedesca, che non ha a che fare né con quella russa né con quella italiana. Quindi direi la famiglia come luogo di resistenza non la vedo poi tanto convincente come teoria. Direi piuttosto, venendo agli utopisti, diciamo, dei secoli successivi al vecchio Platone, nel caso di un uomo a suo modo geniale come Tommaso Campanella, nella Città del Sole lui riprende addirittura letteralmente alcune trovate platoniche in modi anche comici. Per esempio, la sua proposta in questo libro, che è un racconto di viaggio, come sempre nelle utopie rinascimentali, no? Anche l'utopia di Tommaso Moro è il racconto di un viaggio. Lui è andato all'isola, l'isola dovrebbe essere Ceylon, quella che viene descritta dal protagonista, e lì c'è un ordinamento meraviglioso, le donne sono in comune, però stiamo attenti, per i filosofi
ci vogliono delle donne molto gagliarde, perché i filosofi hanno una vita spirituale intensissima, ma fisicamente sono un po' fragili, allora devono fare buona stirpe, invece per gli altri è meno importante, è di un comico assoluto, diciamo. Quello che più colpisce è la serietà con cui vengono prospettate queste casistiche. Al nucleo, però, al di là di queste ingenuità, c'è una carica innovativa che ha fatto di lui un eretico, no? È stato ristretto, la Città del Sole l'ha scritta in carcere, il bravo, molto vitale monaco calabrese. Ma nell'epoca romantica, che eredita anche la libertà di costumi del Settecento, il XVIII secolo è un secolo di massima libertà di costumi, direi a 360 gradi. Il romanticismo supera questa forma, diciamo così, libertina settecentesca e mette in scena invece una idealità nobilissima di amore libero, di infrangere dei limiti costringenti, le affinità elettive di Goethe, e in certo senso tutta questa critica romantica. I giovanotti, Marx ed Engels, avevano meno di 30 anni quando hanno scritto il famoso manifesto, erano eredi anche di questa cultura, quindi la critica della famiglia borghese che si fonda sullo scambio delle mogli all'interno di un ceto che sfrutta poi le donne dei proletari, insomma, tutto questo c'ha anche un elemento letterario alle spalle. Dopodiché il compagno Marx ogni tanto ha fatto delle sciocchezze. Non è stato soltanto il compagno Marx, ma è ricorrente sempre Ginsburg cita alcune figure anche drammatiche, una figura che è stata importante, protagonista dell'emancipazione femminile durante la rivoluzione russa, Inés Arment. Alessandra Kollontai. No, Alessandra Kollontai sì, anche lei è stata una figura importante, ma Inés Arment poi fu costretto, dopo aver teorizzato la parità femminile, i diritti, pari diritti, eccetera, si adattò pazientemente al ruolo dell'amante di Lenin, cadendo nel triangolo. Cioè, la storia è piena di teorie, di personaggi che teorizzavano cose giustissime e poi nella vita privata cadevano, diciamo, nei vizi peggiori della famiglia borghese. Beh, questo però forse si potrebbe, facciamo una sì, riflessione di carattere ecumenico. È evidente che ci sono nello sviluppo della società, in tutti i suoi aspetti, dei momenti di forte spinta. Diciamo 50 anni, 51 anni fa, il nostro mondo occidentale fu pervaso da una sorta di rivoluzione culturale, chiamiamola così, diversa da paese a paese, ma con elementi comuni, no? Il 68 europeo, in Germania aveva certe caratteristiche, in Italia altre, in Francia ancora diverse, però il rinnovamento del costume fu allora propugnato con soluzioni estreme, le comuni, no? Le comuni sessantottesche fallirono nella quotidianità, diciamo, più modesta, ed era anche prevedibile, ma senza queste grandi spinte la società non si muove. Quindi, con un occhio, diciamo, volterriano, mi riferisco a Candide, no? Che è sempre serafico, no? Anche se gliene succedono di tutti i colori, va detto che queste grandi febbri sono indispensabili per infrangere il costume stantio. Dice, il nostro mondo universitario ne sa qualcosa. I vecchi baroni ebbero grande disagio dinanzi alla contestazione, che diceva anche delle cose troppo schematiche, elementari, talvolta assurde, però impararono a ridimensionarsi, certo, e questo fu un grande risultato. Questo è verissimo, perché poi in quegli anni comincia anche nel nostro paese tutta una serie di riforme della famiglia. Ma prima volevo raccontarle questo: una volta Ermanno Olmi, che è stato un grandissimo regista di grande sensibilità, che ha saputo raccontare la società italiana,
Mi racconto di aver registrato un documentario nel 68, quando appunto veniva teorizzato il libero amore, le comuni per cui il proprio compagno potevano condividere degli amori con altre persone. Allora lui fece un documentario e andò dai leader dei movimenti, da questi ragazzi che avevano questo anche aspetto molto molto sicuro, barricadero, le barbe lunghe, i capelli lunghi, erano dei guerrieri. Allora sì, è giusto che la mia compagna, che Francesca, condivida con Giacomino, cioè, Ermann Olmi dice: ma te non, ma questa cosa sì è giusto, ma te non ti dispiace? Sì, un po' mi dispiace. E quindi da questo atteggiamento tracotante poi finivano in un pianto disperato, e lui ha registrato, come dire, la disperazione di questi leader che poi teorizzavano il libero amore però soffrivano intimamente. No, io adesso vediamo quanto ci rimane, anche perché dobbiamo dedicare 10 minuti alle domande che arrivano dal pubblico. Noi abbiamo fatto grande fatica per ottenere una parità di diritti dentro il nucleo familiare. Basti pensare che soltanto nel 75 abbiamo avuto la riforma della famiglia, che ha fissato pari diritti. Fino al 75 esisteva un padrone della famiglia, il capo famiglia, che decideva dove doveva risiedere il nucleo familiare, che educazione dare ai figli. Insomma, abbiamo dei ritardi enormi. Uno studioso che si è occupato di questo è stato Stefano Rodotà, credo che uno dei suoi ultimi libri sia Diritti d'amore, e lui notava questo, che il diritto, pur riconoscendo la parità, cioè pur riconoscendo a marito e moglie pari diritti all'interno della famiglia, il diritto non parla mai di amore, cioè parla di solidarietà, parla di intesa, parla di ma non parla mai di amore. Il diritto esclude l'amore dentro la famiglia. Ma si doleva di questo? Sì, ma io credo che sia un no, una si forma doleva, di rispetto. Lo rilevava come un fatto sbagliato, che il diritto non accogliesse il sentimento amoroso. Infatti, i diritti d'amore. Io grande simpatia ebbi per Rodotà da vivo e lo considero un giurista illuminato, ma su questo punto lo seguirei poco, perché non è un terreno sul quale si possa legiferare, no? Legiferare sui sentimenti personali non ha nessun senso, essi si sprigionano se c'è spazio, se no non si sprigionano. Come si possono disciplinare? Questo è vero, però non citare la parola amore significa non riconoscere il sentimento amoroso dentro il matrimonio e dentro la famiglia, cioè rimanere soltanto sul piano del contratto e non... Ma a rigore esso è un contratto. Un contratto, tutti ma gli effetti, per fortuna, anche nel senso d'amore. Che sancisce anche quella parità che così a lungo fu calpestata secondo il modello Ius Vita et Necis, sì, sì, no? Del pater familias romano, che aveva vita, proprio il diritto di mandare a morte un figlio, sì, se riteneva che avesse errato, no? Quindi un pater familias onnipotente. E di cammino se n'è fatto, e per fortuna le leggi registrano questi cambiamenti o addirittura li sanciscono. Sempre Rodotà, nel rilevare un certo ritardo italiano nel conquistare alcuni, pensiamo anche al divorzio, la battaglia sul divorzio, vi ricordate negli anni 70, la battaglia per l'aborto, riferiva questi ritardi a due culture differenti ma complici in una sorta di resistenza morale, mettiamola così, la cultura cattolica ma anche la cultura comunista. No, io mi viene in mente una cosa che mi ha sempre fatto un po' ridere, cioè che nella cosiddetta Costituzione americana, che poi non si dovrebbe neanche chiamare così perché è un insieme di, c'è il diritto alla felicità. Fa un po' sorridere, perché avrebbe detto Agostino di Ippona: questa felicità vive in interiore homine, non si può decretarla. Va bene, quindi ripeto, sarà una visione la mia meno illuminata di quella di Rodotà, il quale aveva una forte
forte antipatia per i punti in comune tra mondo cattolico e mondo comunista, mentre io penso che quello sia stato un incontro salutare per la nostra Repubblica. Va bene, e quindi il fatto che avessero dei terreni in cui si incontravano, nella Costituente si incontrarono e diedero il meglio di sé, lo vedo come una delle tappe positive della nostra storia. Questo sicuramente, però sul tema per esempio del divorzio ci furono indubbiamente dei ritardi. E beh, certo, lì c'è un'aneddotica interminabile che non so se all'interno del PC che diciamo possiamo rievocare. No, ne abbiamo parlato, credo, sì, di un episodio sicuramente storico accaduto, che denota che cosa? La difficoltà a sintonizzarsi con una tematica del genere, ancora una volta in una realtà come quella per esempio italiana, però non è soltanto nostra, così diversificata da un capo all'altro della penisola, no? Per cui davvero è un paese il nostro interessante per mille motivi, ma poco unitario perché ha tante storie, tanta storia pregressa, quindi costumi diversi che non si sono amalgamati. Faticosamente lo fanno, le generazioni nuove sono molto più veloci nel socializzare costumi che vengono da tradizioni diverse, ma se ci trapiantiamo nel 1973-74, quando si fece il referendum per difendere la legge Fortuna, di Loris Fortuna, che aveva introdotto il divorzio in Italia, dopo attese interminabili, da parte cattolica partì il referendum abrogativo della legge Fortuna. Stiamo parlando di molti anni addietro, ma insomma le persone di una certa età se lo ricordano, e quindi la battaglia fu di difendere una legge che rischiava di essere travolta in nome di un tradizionalismo cattolico molto oscurantista. Curiosamente l'alfiere della lotta contro la legge Fortuna fu Amintore Fanfani, che era a suo modo un dirigente democristiano che voleva passare per essere moderno, eccetera, ed era in quel caso diede il peggio di sé, no? Non voglio neanche rievocare le cose indicibili che ne diceva nei suoi comizi, invece voglio rievocare quello che capitò a Berlinguer. Enrico Berlinguer era un uomo sottile, raffinato, tenace, e batté l'Italia da Bolzano a Caltanissetta, no? Per fare comizi, spiegare, eccetera. E si narra, e credo che sia una narrazione autentica, che in un comizio in Sicilia, in un paesino della Sicilia, lui si sforza di spiegare l'importanza di questa conquista civile, rievoca elementi storici. Il compagno chiede la parola e dice: compagno segretario, se il partito mi ordina di divorziare, obbedisco. Non aveva capito niente. Questo è un po' una fotografia, sì, del nostro paese. Di questa. Io, mi hanno detto che ci sono delle domande del pubblico. Prego, allora se vogliamo... Sì. È arrivata una domanda via WhatsApp. Perché oggi più che mai c'è bisogno di comprendere la storia e soprattutto cosa possono insegnare i classici all'uomo oggi? Grazie. Domanda cosmica, va bene. No, ma è legittima, assolutamente legittima. Intanto cerco sempre di dire, anche se può sembrare pedantesco, che io li chiamerei sempre antichi, perché classico è una parola un pochino respingente, no? Indica qualcosa che sta molto in alto rispetto a tutto il resto. Gli antichi, che scrivevano e parlavano le due lingue diffuse nel Mediterraneo per tanti secoli, il greco e il latino, hanno dato avvio, direi, all'insieme delle attività dell'intelletto, per dire, dalla geometria alla ricerca naturale, alla poesia, alla riflessione filosofica, al racconto dei fatti storici, all'archivistica,
cioè hanno avviato tantissime attività il cui seguito è la storia successiva, quindi il punto d'avvio è quello. Ora, questo non basta a dire dobbiamo ciclicamente andarli a visitare perché sennò ci dimentichiamo il nostro punto di partenza. La cosa interessante è che fu, ed è la mia risposta, magari diversa da quella di tantissimi altri degnissimi studiosi, la ragione per la quale è un mondo vivo, vivente, che ci interroga, è la sua profonda conflittualità. Cioè il fatto che in quella realtà i nostri dilemmi, che non riusciamo a risolvere se non provvisoriamente, erano già presenti in forma di dilemmi lancinanti. E allora l'utilità, proprio il dialogare con loro, significa affrontare i nostri stessi problemi, magari con risposte tutt'altro che banali. Esagero, ma insomma la pagina introduttiva di Einstein al De Rerum Natura di Lucrezio. Lucrezio, un grande scienziato che ha scritto in Esametri un poema scientifico, grosso modo traducendo, mettendo in versi un trattato sulla natura di Epicuro, una parte di esso naturalmente. E alla base c'è la visione atomistica della realtà, no? Tutta la realtà è fatta di atomi, anche gli odori sono atomi, una visione molto lungimirante, ma anche molto grossolana, nel senso che questi atomi sembrano quasi delle pallottole. Noi siamo in un'epoca in cui l'atomo si è dissolto. Einstein scrive un'introduzione nel 1922-23 alla traduzione tedesca fatta da un grande scienziato che si chiamava Hermann Diels, in cui dice tutta la sua simpatia per un uomo che aveva capito, dice Einstein, che la realtà è tutta spiegabile in termini razionali e scientifici, anche quella parte che non abbiamo ancora capito ma che ci sforziamo di capire. Al tempo stesso considera arretratissima la visione primitiva dell'atomo che è nel poema di Lucrezio. Ecco, questo è un esempio concreto di dialogo fra un grandissimo pensatore, prima ancora che fisico, del XX secolo, con un testo dell'età di Cicerone, perché Lucrezio era un po' più giovane di Cicerone, ma era di quell'età. Ecco, la mia risposta provvisoria è questa. Ci sono altre domande? Prego. Buonasera. Professore, lei attinge a serbatoi di sapere dove io non arriverò mai, quindi faccio una domanda che è sicuramente off topic, se non che così sta per miracolo qui dentro, ma è un mio problema. Blossio da Cuma, bene. Che è stato... Vabbè, io non so se al pubblico presente qui interessi, ma io ho bisogno di sapere una cosa. Lei sa se si è suicidato o se è stato assassinato dai romani a Pergamo? Intanto i giornali dell'epoca non sono conservati, quindi, però a parte questo, prima di dare un tentativo di conato di risposta bisogna dire una parola e mezza su chi fosse costui, va bene? Che per me è un personaggio straordinario, è vero, filosofo, insomma, frequentatore del pensiero stoico. Dopo Aristotele ci sono due grandi correnti, fra loro molto lontane, considerate molto lontane, quella fa capo ad Epicuro e quella degli stoici, Zenone, Cleante, Crisippo, eccetera. Di solito si considera lo stoicismo la filosofia delle classi dirigenti, no? Catone Uticense era un seguace, Bruto il cesaricida, Epicuro banalmente si dice ha predicato il ritirarsi dalla politica, nel vivere nascosto, no? Late biosas. Sono schemi un po' approssimativi. Molti stoici si sono impegnati
almeno sul piano ideologico, per cause di libertà di tutti, no? A cominciare, potremmo dire, dalla lettera celebre di Seneca sulla indistinzione fra il libero e lo schiavo. Quindi mette in discussione il fondamento stesso della società antica. Epicurei che si sono impegnati nella politica lasciandoci la pelle, altrettanto rilevanti quanto gli stoici che hanno predicato il cosmopolitismo, siamo cittadini del mondo. Su questo terreno addirittura si incontrano con gli epicurei, no? Un tale che si chiama Diogene di Enoanda ha lasciato dei testi in cui si dice la terra è divisa in nazioni, ma è una finzione, perché siamo tutti abitanti di un'unica casa, oikos, e questa unica casa è la terra. Blossio è amico, strettissimo, collaboratore, consigliere di Tiberio Gracco. Siamo nel 133 avanti Cristo. Tiberio Gracco non è un rivoluzionario, è un uomo che si pone un problema. I contadini italici sono impoveriti, non hanno neanche più una terra, come lui dice, dove dormire, che ci hanno invece gli animali, loro non ce l'hanno più. Allora il latifondo romano che ha messo le mani anche sull'ager publicus deve essere arginato e l'ager publicus deve essere suddiviso tra i contadini che non hanno terra, che è una riforma non eversiva, che però è molto mal vista dal ceto senatorio. Soprattutto quando Tiberio Gracco cerca di farsi rieleggere e comunque contesta l'azione di tribuni della plebe venduti al Senato, viene ammazzato. Scipione Nasica capeggia i senatori, spezzano i sedili del Senato e con questo strumento primitivo massacrano Tiberio Gracco. 10 anni dopo il fratello riprende la questione, nel 123, ma nell'attacco fisico contro Tiberio Gracco e i suoi ci furono centinaia di morti, non soltanto Tiberio. Si salvò Blossio, che era stato un suo fedelissimo seguace. Fu processato e, secondo Plutarco, alla domanda perché hai sempre seguito Tiberio, perché è uomo giusto, e se lui ti avesse ingiunto di incendiare il Campidoglio l'avrei fatto, risposta provocatoria naturalmente, però lui si salva, nel senso che non era cittadino romano, fra l'altro, quindi non era facilissimo processarlo. E dove va? Va agli antipodi del Mediterraneo, no? In Asia Minore, proprio nel 133, l'ultimo sovrano della dinastia degli Attalidi, Attalo III, aveva regalato alla Repubblica Romana, al Senato e al popolo romano, il suo regno. Un'iniziativa che a noi pare un po' singolare, che però si spiega con quel che accade dopo, cioè gli equilibri sociali all'interno di questo piccolo regno di Pergamo, caratterizzato peraltro da una grandissima biblioteca, no? La famosa biblioteca di Pergamo, erano tali da allarmare la dinastia regnante, per cui appena i romani si accingono a prendere possesso di questa terra, scoppia una rivoluzione di schiavi, di cittadini liberi che si affiancano agli schiavi, uniti dal culto del sole, no? Questi si consideravano seguaci del culto solare. Blossio di Cuma sta con loro, come dire, le Brigate Internazionali di Spagna, insomma, va lì perché lì si combatte per una causa giusta. Lei però mi ha chiesto come è morto. Credo che abbia fatto una brutta fine, visto che i romani hanno fatto, come al solito, tabula rasa, come dice Tacito nell'Agricola, lo fa dire a un capo dei britanni: dove fanno il deserto la chiamano pace. C'è un'altra domanda, mi sembra lì in fondo.
Buonasera, mi sente? No, mi stavo chiedendo se magari non rischiamo di leggere alcuni fenomeni in chiave borghese, appunto, quando parliamo del rapporto, ad esempio, di Lenin con le sue due compagne. Cioè, non riesco a immaginarmi la reazione di Lenin se sentisse dire c'è un po' di eco. Che il suo era un triangolo amoroso. Mi sembra un po' strano associare triangolo amoroso a Lenin o parlare di amante, però lascio che mi si chiarisca questa cosa. Sempre su un certo antisovietismo che mi sembra abbastanza diffuso così ultimamente, volevo ricordare, anzi chiedere conferma in questo senso. Cioè, una delle prime menzogne antisovietiche riguarda proprio la comunione dell'eros o delle donne, perché generalmente ci si riferisce alle donne in realtà quando si parla di comunione dell'eros. Cioè, durante la collettivizzazione, che tanto forzata in realtà non fu, perché basta leggere Terre Vergini di Sholokhov, ad esempio, ecco, una delle menzogne che si diffondevano era che se si fosse aderito alle fattorie collettive, alle cooperative, ai kolkhoz, ecco che allora si sarebbero messe in comune anche le donne. Grazie. Ma secondo me lei ha già dato la risposta alla sua domanda, perché la prima parte mi sembra del tutto, come dire, leggibile. È legittimo dire usiamo un linguaggio inappropriato, non proprio adatto al soggetto, magari la si può pensare diversamente. Ma nel secondo caso lei ha evocato un tipo di rappresentazione falsa della realtà e ha anche detto che è una rappresentazione falsa, quindi io non posso che prendere atto del fatto che, non so perché ha citato però I dissodatori, no? Il romanzo di Sholokhov, perché il romanzo di Sholokhov è molto interessante, descrive in maniera realistica, per niente ditirambica, l'operazione della socializzazione delle terre, però non credo che abbia molto a che fare con la questione che lei ha posto. Ad ogni modo la ringrazio perché ha dato un contributo. Qualche altra domanda? Mi sembra che abbiamo esaurito. Allora grazie professore. No, c'è una mano. C'è un'altra? Chiedo scusa, non avevo visto. Grazie. Sì, buonasera professore, io mi chiamo Corrado Marrocco, ho avuto il piacere di stringere la mano pochi attimi fa e le ho detto che esercito la professione di notaio in questa provincia da oltre 40 anni e ho la presunzione, mi perdoni, più che di farle una domanda, ne volevo fare un'altra ma non c'è tempo, di dare una risposta, pensi un po', una risposta alla prima domanda che è stata fatta e che si richiama un po' a quel pochissimo dialogo che abbiamo fatto poco fa. Qual è l'importanza della storia e dei classici? Per quanto riguarda la storia, il discorso sarebbe lungo e mi sembra che si possa concludere, diciamo, stringere in questo. Chi non conosce la storia passata non capisce il presente e non sa organizzare il futuro. Per quanto riguarda i classici, farò un piccolo aneddoto personale che forse qualcuno qui conosce, spero che tra tanta gente qualcuno sia stata anche mia cliente, visto che ho esercitato 10 anni a Gorizia, ora sono a Monfalcone. Io sono stato accusato nel 2007 di truffa aggravata e i giornali, non dico quale, hanno fatto grande sfoggio di articoli e di titoli caratteri cubitali, lei capisce, un notaio accusato di truffa aggravata. La storia è durata 10 anni per andare in primo grado. Sono stato assolto ovviamente perché il fatto non sussiste, cioè il morto non c'era. Ho rinunciato alla prescrizione, ho fatto tutto il cursus honorum meraviglioso, sono stato assolto anche così, con il parere favorevole del pubblico ministero, e le dirò
io che ho la licenza scientifica purtroppo e non la classica, mi sento quasi analfabeta, cosa pensa lei che mi ha sostenuto in questo periodo? Rileggere approfonditamente l'Apologia di Socrate e il Critone. Quando sul Critone Socrate si massaggia la caviglia perché ha passato la notte in catene, mi ha permesso di andare davanti ai giudici con l'orgoglio della persona innocente che mette sotto accusa un sistema. E di questo scriverò quando andrò in pensione, se esisterà ancora la libertà su internet che si sta mettendo in discussione. Grazie, grazie notaio della sua testimonianza. Vuole dire qualcosa, professore? La ringrazio, ma mi viene in mente una cosa che lo dico un po' così, scherzosamente. Denis Diderot. Diderot è colui che ha creato l'enciclopedia, no? L'enciclopedia. Quando pubblica il primo volume, il primo tomo, 1751, viene arrestato perché la Chiesa ritiene che sia un libro pericolosissimo, l'enciclopedia, e viene messo nella Bastiglia. Poi in realtà Madame de Pompadour intervenne in suo favore, questo, però non subitissimo. Quando era lì dentro si è dedicato all'apologia di Socrate. Quindi lei ha in Diderot un antenato di un certo peso. Ecco. Bene, io, ancora una domanda? Io direi che questa è l'ultima domanda e chiudiamo. Va bene. Certo, prego signora. No, io volevo chiedere, lei a un certo punto ha parlato degli scossoni che talvolta sono necessari per rimettere in moto una situazione di stasi o che si è incancrenita o è stantia, e ovviamente io poi ho pensato all'idea di rivoluzione, anche se il passo è molto ampio tra uno scossone e una rivoluzione, ma secondo lei, alla luce delle varie rivoluzioni o momenti rivoluzionari che ci sono stati, qual è il momento in cui una rivoluzione si può dire conclusa? Cioè, i rivoluzionari instaurano una specie di stato d'eccezione in nome di una serie di ideali, di progetti, eccetera. A un certo punto, però, il lavoro si dovrebbe dire concluso per instaurare una specie di nuova ordinarietà, una nuova normalità. Quindi la domanda è, secondo lei, o se lei ha trovato delle risposte nei suoi studi, in che momento, come si può concludere una rivoluzione? Non è una piccolissima domanda, eh? Per essere una domanda di chiusura, di cercherò un'altra mezz'ora di non scantonare, di non deludere una questione così seria che lei pone, poi ci porterebbe molto lontano, ci dovremmo raccontare un sacco di cose, va bene. Parto da due o tre esempi. Perché si chiedeva a Tocqueville al 1865-60, credo, lui scrive L'Ancien Régime e la Révolution, opera che è rimasta incompiuta, però è un grande libro. Dice: perché la rivoluzione è scoppiata in Francia? Lui era un conservatore tutt'altro che simpatizzante per la ghigliottina, per il 93, per Robespierre, per nulla. E lui dice una cosa molto acuta, che cioè proprio perché il regime, l'ancien regime, il regime di tipo feudale, era entrato in crisi nei rapporti sociali quotidiani, la situazione era matura perché esplodesse, ed è scoppiata proprio lì, perché era il paese d'Europa dove il vecchio regime era più debole. Non è scoppiata in Prussia, men che meno in Austria, è scoppiata in Francia. E questo cosa spiega? Spiega che le rivoluzioni non si programmano, si producono. Alla Costituente, un nostro insigne costituente che si chiamava Togliatti, provocato un po' nel dibattito, venivano accusati i comunisti di sfruttare la tribuna parlamentare per promuovere
una rivoluzione vera e propria. E lui ebbe a dire una frase che mi è rimasta molto impressa studiando un po' queste cose: le rivoluzioni non le fanno i partiti al più le dirigono se ne sono capaci, va bene? Che è una diagnosi molto seria, che rinvia allo stesso tipo di considerazioni che faceva Tocqueville, che cioè ci sono condizioni esplosive che non possono non produrre quel risultato. E la stessa situazione potremmo dire del 1917 a Pietroburgo, nel resto della Russia, dove aver portato questo paese ad una guerra assurda, armando i contadini, perché le masse militari dello zar erano contadini col fucile in mano, mandati allo sbaraglio in una guerra che a est era perdente, ha creato le condizioni perché i fucili venissero rivolti contro gli ufficiali, contro il potere. L'ottobre 17 è il punto d'arrivo di un processo, ma la questione vera però è quella che lei poneva. Lei dice: perché non riusciamo a programmare quando comincia, quando dura e quando finisce? No? È impossibile, perché diventando potere statuale la rivoluzione diventa un'altra cosa, diventa costruzione di un ordine, anche quando parte nella forma più radicalmente eversiva, ma deve costruire un ordine. Quest'ordine crea conflitto, il conflitto crea un prodotto inedito, questo prodotto inedito nessuno se l'aspettava e a sua volta ha un suo destino. Come dire, le grandi rivoluzioni del secolo XX hanno avuto dei risultati sconcertanti, sia quella nell'estremo oriente sia quella nell'Europa orientale, cioè nella Russia. Ma lo storico non si allarma per questo, è abituato a sapere che va a finire così, lo sa, solo che il conflitto si ripropone, perché la dinamica, in ultima analisi, che sta secondo me alla base di queste crisi irresistibili, è la consapevolezza della necessità di una sempre maggiore uguaglianza e il disappunto grave perché essa viene calpestata. Però si ripropone la disuguaglianza anche nella situazione del nuovo potere, e di lì la crisi. I filosofi che pensano che la storia finisca ad un certo momento sono fuori strada. La storia non finisce. Il conflitto si ripropone e ha alla base sempre il problema dell'uguaglianza umana. Grazie professore, mi sembra una bellissima riflessione di chiusura di questo incontro, e grazie al pubblico che ha seguito fin qui.